Siamo in via Incoronata in seguito alla segnalazione di un nostro lettore, il signor Angelo, che ha diverse cose da farci notare nella strada proprio dell'Incoronata, quindi a bordo strada. Andiamo a vedere qui cosa succede. Il problema è il rallentatore che dà vibrazioni, non ci si può accedere con le carrozzine o con i passeggini, i marciapiedi non sono a norma con gli scivoli, sono inaccessibili per qualsiasi persona. Quando piove cosa accade qui? Si crea una diga e l'acqua arriva sia dalla circonvallazione, è stata fatta anche una raccolta firme per cercare di risolvere questa situazione, ma attualmente non è stato assolutamente fatto nulla. Quando passano i tir, di preciso, si sono create delle crepe sul muro, ma cosa accade dentro casa quando si i tir passano sul rallentatore? Gli sportelli degli armadi, i lampadari che si muovono. Effetto terremoto? Effetto terremoto. Tenga presente che abbiamo una disabile dentro casa che si spaventa tutte le volte che passa un tir per queste vibrazioni che si creano. Il problema è anche se voi uscite di casa, quindi se volete andare ad esempio alla chiesa dell'Incoronata o semplicemente a Todis, che percorso dovete fare? Dovremmo attraversare la strada, ma non possiamo attraversare sulle strisce pedonali rischiando comunque una multa, perché nessun rallentatore a vasto e a norma. Spero che le autorità prenderanno provvedimenti. Ci siamo preoccupati di segnalare il problema al comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro, che ci ha risposto in questo modo. Ovviamente il posizionamento è stato finalizzato a una richiesta che veniva da diverse lamentele riguardo alla percorrenza di quella strada, dove i veicoli transitano a velocità abbastanza sostenuta. Infatti, da quando sono stati istituiti questi attraversamenti pedonali, c'è stata una forte diminuzione della sinistrosità stradale, ma sarà mia cura evidenziare la problematica agli uffici preposti, che svolgeranno un'indagine tecnica, e se la valutazione fatta da questo signore verrà sostenuta dai tecnici, ovvero se rileveranno che c'è il problema, procederò a una revoca dell'ordinanza e a un'ubicazione diversa dell'attraversamento pedonale rialzato, oppure a un suo abbassamento o alla creazione di uno scivolo più lungo. Vi ricordiamo che il sindaco Francesco Menna, attraverso le pagine del nostro giornale, ha fornito massima disponibilità a ricevere personalmente delle segnalazioni di eventuali disservizi a vasto. Quindi ci ha fornito sia il suo numero di telefono personale che la sua mail, che noi riportiamo in basso qui nell'articolo. Quindi per chi vuole, per i nostri lettori, può anche rivolgersi direttamente con un filo diretto proprio al nostro primo cittadino.